Gossip UED, Ida e Riccardo stanno insieme? L'indizio. Oltre alla veterana Cancelletto Gemma Galgani, ci sono due protagonisti del trono over di Cancelletto Uomini e Donne che ultimamente stanno appassionando il pubblico da casa con i loro tira e molla. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, gli amanti tormentati della versione senior del programma di Canale 5. Mentre in televisione vanno in onda sia le immagini dei loro litigi che quelle delle loro riappacificazioni, il cavaliere e la dama sono finiti al centro del cancelletto gossip per alcune foto che dei fan pugliesi di UED gli hanno scattato durante il weekend di Pasqua. Scopriamo insieme come vanno le cose tra i due piccioncini del trono over. Ida e Riccardo insieme a Pasqua, è finalmente amore tra i due over di Uomini e Donne? Il trono over di Uomini e Donne sembra avere due nuovi protagonisti, dopo anni in cui le puntate dei senior sono state monopolizzate dalle brevi e tormentate storie d'amore di Gemma Galgani. Ultimamente pare che l'attenzione del pubblico si sia spostata su altre persone. Mentre la torinese arranca alla ricerca di un corteggiatore, pare dopo aver definitivamente chiuso ogni rapporto con Giorgio Manetti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri le rubano la scena, sì, perché da qualche settimana a questa parte sono proprio i tira e molla tra questi due personaggi a regalare al programma gli ascolti più alti della settimana. La conoscenza tra il pugliese e la bresciana è iniziata circa tre mesi fa e oggi, a distanza di tanto tempo e dopo varie intromissioni da parte di altri cavalieri, i due sembrano essere arrivati ad una svolta. Questo almeno è quello che si evince da una segnalazione che è arrivata al blog Vicolo delle News. Tanti siti di gossip in queste ore stanno mostrando le immagini che alcuni fan di UED hanno rubato qualche giorno fa alla coppia, Ida e Riccardo, infatti, sono stati paparazzati ad Alberobello il giorno di Pasqua mentre si scattavano dei selfie in compagnia del bambino di uno dei due. Il fatto che il cavaliere e la dama abbiano deciso di trascorrere il primo weekend di aprile insieme, significa che la loro relazione procede a gonfie vele e che le incomprensioni delle ultime settimane sono state ampiamente superate. Ida e Riccardo oscurano Gemma Galgani a UED? Non è la prima volta che Ida e Riccardo provano a superare i problemi che li hanno allontanati in passato, soltanto pochi giorni fa, infatti. La coppia è riuscita a fatica ad andare oltre il segreto che Sossio aveva confessato alla dama sul suo spasimante. Durante l'ultima puntata del trono over trasmessa su Canale 5, il pugliese e la bresciana hanno prima discusso fino al punto di dirsi addio davanti a tutti, e poi si sono abbracciati e baciati dietro le quinte. Il gossip sul weekend di Pasqua che i due hanno trascorso nella terra d'origine di Guarnieri, dunque, sembra confermare che la storia d'amore procede alla grande e probabilmente già nel corso della prossima registrazione, i due lasceranno insieme felici la trasmissione. Nell'attesa di scoprire cosa ne sarà di Ida e Riccardo. Riportiamo una notizia che sta impazzando sul web da un po' di tempo, la coppietta della versione senior di Uomini e Donne, infatti, sembra aver spodestato Gemma Galgani dal trono di regina degli ascolti. Da quando Maria De Filippi ha iniziato a raccontare i tira e molla tra la Platano e Guarnieri, il pubblico ha dimostrato di preferire di gran lunga loro ai soliti siparietti che la torinese mette in scena ogni settimana con Tina Cipollari e l'ex Giorgio Manetti. Cosa ne sarà, dunque, della sfortunata Gemma? Arriverà un nuovo amore che la riporterà al centro dell'attenzione o il suo futuro a UED sarà sempre più in ombra?